La fame oggi ha assunto le dimensioni di un vero scandalo che minaccia la vita e la dignità di tante persone, uomini, donne, bambini, anziani. Voi siete quotidianamente impegnati come volontari sul fronte della povertà. Constatare lo spreco di cibo, recuperarlo e distribuirlo alle famiglie in difficoltà e alle persone indigenti. Vi ringrazio per quello che fate e vi incoraggio a proseguire su questa strada. In Abruzzo sono quasi 30.000 i poveri assistiti dal Banco Alimentare mediante 210 enti convenzionati negli ultimi 10 anni. Secondo i dati Istat, come nel resto della penisola, il numero delle famiglie in difficoltà è raddoppiato. Da 30 anni in Italia e da 21 in Abruzzo la rete del Banco Alimentare è il punto di riferimento per la lotta alla povertà e nel 2015 il Papa Francesco, come abbiamo sentito, ha ringraziato l'opera che svolge questa realtà creata nel 1989 dopo l'incontro tra Don Luigi Giussani e il cavaliere Danilo Fossati, patron della Star, che hanno dato vita alla più grande e coinvolgente esperienza di carità nel nostro paese. E oggi, 17 maggio, fa tappa anche in Piazza Salotto a Pescara Compagni di Banco da 30 anni in viaggio, l'iniziativa organizzata per festeggiare i 30 anni del Banco Alimentare e raccogliere fondi per le persone in difficoltà. Cosa possono fare per aiutarvi le persone che verranno qui? Intanto possono acquistare le marmellate. Credo che sia il primo anno di una lunga serie di questi eventi che faremo nelle piazze, perché purtroppo cambia anche la tipologia di povertà. Oramai abbiamo delle famiglie con monoreddito che chiedono aiuto giornalmente alle strutture caritative. Noi abbiamo anche una lunga lista d'attesa di associazioni di volontariato e Caritas parrocchiali che ci hanno chiesto un aiuto, ci hanno chiesto dei prodotti per poter rispondere alle esigenze di queste famiglie che aumentano sempre di più. Il paradosso è che la gran parte di queste famiglie sono famiglie italiane abruzzesi.